un altro sito che prova. Prova dell'esistenza della modificazione del clima tramite cloud seeding, cioè inseminazione delle nuvole. Modificare il clima non per eliminare i temporali, ma per cogliere l'occasione che si formano quelle nubi temporalesche per caricarle di più e aumentare la quantità di pioggia. Questo qui è il sito South Texas Weather Modification. E attraverso la pagina About Us, cioè a riguardo noi, si può leggere South Texas modifica clima, associazione per la modifica del clima. Andiamo a vedere. Allora, questi qui sono gli stati. Poi qui abbiamo all'incirca la quantità di precipitazioni aggiuntive è diminuita a causa dell'inseminazione delle nuvole in tutte le aree del progetto. 2,5 milioni di piedi in acri. Quanto cazzo sono? Minchia, sono una barca. Poi, anni, l'associazione è stata fondata nel 96 e l'anno successivo ha condotto la sua prima missione di cloud seeding. Migliora le precipitazioni in ogni area del progetto nel modo più sicuro ed economicamente vantaggioso. Il problema qual è? Non tanto che fanno piovere, ma che ne fanno. Non può interferire col clima. Fai dei disastri indicibili. Andiamo a vedere. Allora, 2023 progetto Conte, scopo della South Texas Weather Modification Association è, utilizzando gli aerei, il nostro obiettivo è aggiungere particelle di crescita igroscopica alle nuvole per incoraggiare la formazione di più precipitazione. I vantaggi derivati da precipitazione aggiuntive includono aumento della produzione agricola, per i raccolti che per il bestiame, diminuzione del consumo di acqua superficiale e sotterranea, migliore opportunità per la stabilità economica e la crescita futura, miglioramento dell'aspetto del paesaggio, aumento dei livelli dei serbatoi, rifornimento delle falde acquifere, miglioramento delle condizioni dell'habitat per la fauna selvatica, aumento dei livelli di laghi e fiumi, soppressione degli incendi. Tutte cazzate, tutte puttanate, perché volendo si può anche fare in quei paesi, ad esempio africani, che ormai le temperature sono oltre 50 gradi ogni anno. Soppressione degli incendi può essere anche vero, ma allora perché non usarlo contro gli incendi e far piovere come è successo ad Haiti, che invece hanno provocato l'incendio appositamente con le D-Weapons, le armi laser, poi nel Cile, in Argentina e via dicendo. Ne stanno facendo di tutti i colori. Poi vediamo qualche fuck. Vediamo di leggerlo. When did modern cloud seeding begin? Modern cloud seeding dates back to the late. When did modern cloud seeding begin? La moderna semina delle nuvole risale alla fine degli anni 40 e
e scaturisce da una scoperta effettuata nei laboratori General Electric a Schenectady, New York, nel 1946. La scoperta del laboratorio portò alla realizzazione, attraverso una serie di prove di laboratorio, che la macchia nube secchia il ghiaccio. Che le macchie di nube secca il ghiaccio, ha convertito a goccioline d'acqua super raffreddate, quelle esistenti come acqua a temperature inferiori a quelle di congelamento, in cristalli di ghiaccio. Questi sforzi hanno anche dimostrato le proprietà nucleari nucleanti del ghiaccio in vari composti. Insomma, qua c'è tutto. Qua c'è tutto. Quindi è inutile dire che non esiste. Esistono due tipi di aree progettate: aree montuose e terreni coltivati a pasco. Qui c'è tutto. Andiamo a vedere se c'è invece una specie di... ma non è come in Italia. Non è come in Italia. Comunque c'è weather modification, che sarebbe il canale che ho fatto vedere l'altra volta. American Meteorological Modification Weather. Tutte queste parti qua che modificano il clima, guarda, 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 guarda. Non è che dico qua, cioè, bisogna solo imparare a guardare. Qui danno la modifica, purtroppo tutti i dati non li fanno vedere. Attualmente le condizioni meteo per questi paesi qua, e la successiva sorvolazione, il sorvolo, però qui non ti fanno vedere niente, non ti fanno vedere nei dettagli. Signore, bisogna solo saper guardare. E la stessa cosa lo fanno anche al contrario, cioè se vogliono, come oggi qua in Italia al nord, disseminare le nubi, cioè asciugare le nubi, oggi c'era uno schifo di aria irrespirabile. Era tutta una patina schifosa.